Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di un gioco che ha i suoi anni, una decina, ovvero Shipland. Inizio il video dicendo una cosa piuttosto curiosa: se mi seguite sui social sicuramente avete visto questa foto. Abito appunto ovviamente in montagna e di fianco a casa mia sono passate le pecore. Ho colto l'occasione al balzo sia per fare la foto che per ripassare le regole e quindi fare qualche partita. Andiamo subito a vedere il setup. Come prima cosa si piazza il tabellone al centro del tavolo, mettendo un segnalino pecora bianca per ciascun territorio e il segnalino pecora nera su Shipburg. Si prendono poi i tasselli territorio iniziale, che sono riconoscibili dal fatto che hanno soltanto il disegno su una delle loro facce. Questi vengono mescolati e distribuiti casualmente uno per giocatore. Ogni giocatore guarderà il tassello che ha ottenuto e poi lo terrà nascosto davanti a sé. Tutti i segnalini non utilizzati vengono riposti nella scatola. Si prendono poi tutti gli altri tasselli, li si divide per tipologia e poi per ogni tipo si fa una pila con il numero 4 sul fondo e via via a decrescere fino allo 0 sulla cima. Tutte le pile così ottenute vengono posizionate a portata di mano, vicino alla plancia. Vengono poi piazzate sempre a portata di mano tutte le monete e se ne consegnano 20 a ciascun giocatore. Si fanno due pile, uno con i recinti e l'altra con i recinti finali, e li si posiziona vicino alla plancia con anche il dado da 6. Ogni giocatore sceglie poi un colore e ottiene un segnalino pastore. Da notare che se si gioca in due bisogna per forza utilizzare il blu e il rosso e se ne ottengono in questo caso due ciascuno. Viene estratto a sorte il primo giocatore che ottiene il relativo segnalino e partendo da lui ognuno dovrà posizionare il proprio segnalino pastore su uno degli spazi numerati non occupati a propria scelta. Questa operazione viene eseguita in senso orario finché non l'hanno fatta tutti i giocatori, dopodiché la partita può cominciare. Nel regno di Shipland, fino a qualche tempo fa, tutte le pecore e i pastori vivevano felici. Le pecore pascolavano dove volevano e i pastori le accudivano. Poi qualcuno ha avuto la brillante idea di cominciare a costruire dei recinti e da quel momento in poi i pastori decisero di tenere le pecore che trovavano esclusivamente per loro. Ora i pastori devono competere per il controllo dei terreni più redditizi, per allevare i loro greggi guidando le pecore nelle terre che possiedono e costruendo altri recinti in modo che non possano scappare, o peggio ancora unirsi al gregge di un altro pastore. La pecora nera infine, essendo più rara, vale di più rispetto alle altre. Chi al termine della partita avrà i pascoli migliori sarà quindi il vincitore. Una partita a Shipland dura una serie di turni, che partono ovviamente dal primo giocatore e continuano in senso orario. All'inizio del proprio turno il giocatore dovrà tirare il dado per vedere se la pecora nera si muove, cosa che vedremo fra poco. Dopodiché dovrà svolgere tre azioni e quindi passare la mano al giocatore successivo. Le azioni che può fare sono di tre tipi differenti: muovere il proprio pastore, muovere una pecora o comprare una tessera territorio. Vedremo le azioni nello specifico a breve, però è importante sapere che durante il proprio turno è obbligatorio muovere almeno una volta il pastore e che se si vuole fare una stessa azione due volte, bisogna fare questa azione come prima e terza azione e fra le due obbligatoriamente muoversi. In poche parole, quindi, ad esempio, il giocatore può decidere prima di muovere una pecora, poi di muovere il pastore e poi muovere un'altra pecora. Oppure può muovere due volte il pastore e acquistare una tessera territorio. Non è invece possibile, ad esempio, muovere due volte una pecora e poi muovere il pastore, perché appunto fra il primo movimento della pecora e il secondo il pastore va mosso obbligatoriamente. Quando il giocatore decide di muovere il pastore, dovrà prendere la propria piedina pastore e spostarla su un altro numero, che non deve né contenere recinti né altri pastori. Se il movimento è fatto su una casella numerata adiacente e quindi collegata direttamente senza passare attraverso altre caselle, allora la mossa è gratuita. Se invece non si rispetta questo criterio, bisogna pagare una moneta. In ogni caso, comunque, bisogna prendere un gettone recinto e posizionarlo sulla casella numerata di partenza del pastore. Se non sono più disponibili gettoni recinto normali, significa che la fine della partita è stata innescata e eventualmente bisogna utilizzare i segnalini recinto finali. Il secondo tipo di azione, quindi, è muovere una pecora. Il giocatore di turno può muovere una pecora da una delle due regioni adiacenti al proprio contadino, spostandola nell'altra.
ad esempio in questo modo. È possibile muovere soltanto una pecora ogni volta che si fa questa azione, ed è possibile anche muovere la pecora nera in questo modo. L'ultimo tipo di azione quindi è comprare una tessera territorio. Il giocatore paga il numero di monete indicate sulla tessera che vuole comprare e poi la otterrà piazzandola davanti a sé coperta. Il giocatore può guardare quando vuole la tessera che ha acquistato, ma gli altri non possono guardarle. Di fatto il giocatore scommette sulle tessere acquistate sperando che al termine della partita su di esse siano presenti quante più pecore possibili. Ogni volta che una tessera viene comprata ne rivela una più costosa, fino a un massimo di 4 monete. E ora andiamo a vedere come funziona la pecora nera. Il giocatore, come abbiamo detto, all'inizio del turno tirerà il dado e in base al risultato ottenuto questa cambierà territorio. In questo caso abbiamo fatto 6, quindi la pecora nera arriverà qui. Da notare che se il numero ottenuto dal dado è stato coperto da un recinto oppure se è occupato da un pastore, allora la pecora nera rimarrà dov'è e non si muoverà in questo turno. Viene da sé quindi che se il territorio in cui si trova la pecora nera è completamente circondato da recinti, non sarà neanche più necessario lanciare il dado perché non potrà più essere mossa. Quando dopo il movimento di un pastore viene posizionato l'ultimo recinto normale, allora significa che la partita sta volgendo al termine. E nel caso in cui qualche altro giocatore muova il proprio segnalino pastore, allora utilizzerà i segnalini recinto finale. Quando tutti hanno quindi fatto lo stesso numero di turni, la partita termina e si procede al conteggio dei punti. Ogni giocatore quindi andrà a scoprire le proprie tessere territorio e moltiplicherà il numero di pecore presenti su un tipo di territorio per il numero di tessere che possiede di quello stesso tipo. In questo caso, ad esempio, ci sono 5 pecore nella foresta, quindi il giocatore otterrà 5 per 3, ovvero 15 punti. Da notare che la pecora nera vale doppio, perciò in questo caso il giocatore otterrà 4 punti. Il giocatore quindi sommerà le monete ottenute a quelle che gli sono rimaste al termine della partita e chi ha ottenuto più monete è il vincitore. In caso di parità la vittoria è condivisa o, se si vuole seguire il manuale, vincerà il giocatore che belerà più forte. Le regole sono veramente semplicissime come avete potuto vedere e le partite durano anche molto poco. Sicuramente il gioco è adatto ai neofiti, sia per la semplicità delle regole stesse, sia per i componenti molto carini con le pecore veramente ben realizzate come da standard ormai. Anche se questo effettivamente è un gioco di 10 anni fa, quindi non era così scontata come cosa, potevano essere anche dei cubetti che sarebbero risultati magari un po' anonimi. Ho trovato la scatola un pochino sovradimensionata, un vero peccato perché poteva essere un gioco portatile e invece questo non è possibile appunto a meno che non si usino soluzioni artigianali. L'unico vero rischio di questo gioco è che nonostante l'interazione fra i giocatori può essere fatta in maniera anche abbastanza diretta, magari si è portati piuttosto a coltivare diciamo il proprio orticello piuttosto che andare a disturbare gli altri. Io come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete domande, dubbi o commenti potete scrivermi, cercherò di rispondere quanto prima. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!